Giorno 2 maggio noi avremo il piacere di partecipare alla serata di apertura del Festival Tale Tale Talì, al quale siamo particolarmente affezionati perché già abbiamo partecipato l'anno scorso come gruppo scolastico, come laboratorio scolastico, che ha un senso anche in funzione a questo spettacolo, perché la cosa importante di questo spettacolo, di cui poi parlerò, è proprio questo fatto che le ragazze che sono insieme a me l'anno scorso partecipavano al laboratorio teatrale e quest'anno abbiamo dato una continuità a questo lavoro, portandole dietro a me in questa opportunità espressiva. Lo spettacolo che andremo a fare si chiama Darina. Darina è un titolo ridotto di un testo che si chiama Darina al-Jundi, quando Nina Simone ha smesso di cantare. Questo è il testo scritto dalla stessa autrice, è un romanzo autobiografico. Darina è una donna, così come si diceva, quest'anno l'attenzione va portata sulla donna, e lei è una donna che incarna molti degli aspetti che vengono portati avanti nel Festival Tale Tale Talia, perché è una donna del periodo della guerra del Libano, è una donna che subisce delle violenze, anche psicologiche oltre che fisiche, ed è una donna che contemporanea, fondamentalmente è una donna dei nostri giorni. È una donna che attualmente, anche lei fa questo lavoro, fa l'attrice, fa la sceneggiatrice, scrive dei cortometraggi, lavora nel teatro. Quindi è una figura veramente molto forte che ci consente di dar voce a tutte le sofferenze della donna e anche a tutte le forze della donna, a tutte le trasformazioni che la donna riesce a mettere in campo, partendo da una sofferenza e trasformandosi questa invece in opportunità, trasformando queste sofferenze in opportunità. Darina è una di loro. Il testo è stato, qualche anno fa, è stata fatta una bellissima riduzione teatrale a cura di Salvatore Spedale, che si è occupato anche della scelta delle musiche di questo spettacolo. Io vengo da un'esperienza teatrale cominciata circa tanti anni fa con Antonio Maddeo, che è la persona alla quale tra l'altro in questo festival viene ricordata per la prima volta probabilmente, e in modo ne sono veramente orgogliosa, viene consegnato questo premio della critica intitolato a suo nome. Quando io ho cominciato a fare teatro avevo proprio l'età di queste ragazze. E devo dire che ritrovarmi adesso in questa condizione per me è veramente una nota d'orgoglio, perché partire dalle scuole, che è una grande fonte di approvvigionamento anche artistico, nonché emozionale, nonché personale, per poi andare in modo un po' più professionale sopra un palcoscenico, per cercare di creare una continuità anche di comunicazione artistica ed espressiva con delle ragazze, in questo caso, che l'anno scorso appunto hanno fatto un laboratorio con me, tra l'altro con uno spettacolo presentato in questo stesso festival, che ha avuto anche dei bei riconoscimenti. È una cosa che mi inorgoglisce, perché quello che è molto bello è pensare ad una continuità nell'espressione artistica, e pensare ad un'opportunità proprio nel teatro. Questa è una cosa, diciamo, quasi una scuola, non è più un laboratorio, che è una cosa circoscritta in un tempo predeterminato. Questo diventa qualcosa in più. Io non escludo che questa cosa potrebbe dare, questo tipo di lavoro potrebbe dare proprio, potrebbe far nascere una compagnia teatrale. Per cosa? Per opportunità? Sì, certo, ma soprattutto opportunità comunicative e opportunità espressive. Io ci sono nata col teatro, credo che è veramente qualcosa che ti fa crescere veramente tanto a livello personale, a livello sociale, a livello artistico, ovviamente. E credo che addirittura io penso che il teatro dovrebbe proprio essere inserito come materia d'obbligo all'interno delle scuole, perché ce lo insegnano già anche i greci, è la fonte sulla quale si basa la nostra capacità espressiva. Vi aspettiamo questa sera al nostro spettacolo, a seguire tutto il festival, perché è un'opportunità
importante per la nostra città e penso per chiunque si trovi a Enna. Eh? Arricampatevi. Ciao.